Torna la Champions e torna con una notte magnifica per il Napoli, per il San Paolo, per il calcio italiano. Il Napoli sconfigge il Liverpool 2-0, compiendo una vera e propria impresa di intelligenza, di cuore, di orgoglio, di grinta, proprio di testa l'ha ottenuta questa vittoria al Napoli, di solidità, perché il Napoli è riuscito a battere il Liverpool 2-0. Grazie anche a tanta, tanta, tanta pazienza. Tanta pazienza, la pazienza di difendere nei momenti in cui c'era da difendere, di saper aspettare e poi di saper ripartire al momento opportuno. Questo non è un Napoli che va sempre a mille all'ora, ma è un Napoli che sa anche gestire, sa soffrire il Napoli e poi sa anche ripartire. Sa anche ripartire e trova quei due gol nel finale che hanno un peso specifico immenso. Poi una partita equilibratissima, forse una punizione anche troppo esagerata nei confronti dei Reds, però è una vittoria straordinaria, voluta da parte del Napoli di Ancelotti, che ha davvero un peso specifico incredibile, proprio perché surriscalda sin da subito l'ambiente, nonostante comunque una bella partenza in campionato, dove si è inchinata soltanto la Juventus per uno sfortunato autogol 4-3, ma poi una partenza comunque positiva con le vittorie a Firenze e con la vittoria in casa con la Sampdoria, ma una vittoria comunque con i campioni d'Europa. Non ti può che dare quella spinta importantissima subito per andare ad affrontare bene la stagione. È una partita equilibratissima fino all'81esimo praticamente, con i portieri protagonisti poi nel secondo tempo con Adrian, che forse fa una parata, la parata dell'anno penso, perché come abbia fatto a parare quel tiro a botta sicura di Mertens praticamente a porta vuota non lo sa nessuno, eppure l'ha tolta dalle ragnatele Adrian con un miracolo incredibile di reattività e di istinto, che lì non la vedi, lì veramente devi avere istinto, come Meret su Salah, una parata anche lì fenomenale, perché sul piazzato di Salah, che aveva tirato benissimo a livello di precisione e potenza, lì Meret fa un intervento straordinario dopo lo svarione di Manolas, che insomma lì si era preso una pausa e con il Liverpool la puoi pagare. Però poi in generale il Napoli ritrova quella solidità difensiva che diciamo era un po' mancata, sia anche con la Sampdoria, perché comunque ha concesso diverse opportunità alla squadra di Francesco, però che comunque era mancata a Firenze, era mancata allo Juventus Stadium. Adesso evidentemente comunque la tensione sale anche grazie al ritorno della Champions League, e questo mi pare inevitabile, perché comunque quando torna il grande palcoscenico, e insomma, sei stimolato comunque a fare una grande prestazione come quella di Mario Rui. Ieri sera una prestazione da parte di Mario Rui gigantesca, gigantesca la prestazione quella di Mario Rui, che ha fatto tutto bene praticamente, ha fatto tutto alla perfezione, benissimo in fase di spinta, benissimo in fase difensiva, perché comunque su quel contropiede che avevano subito, che erano praticamente due contro uno con Koulibaly che stava arrivando, con Mané e Salah in superiorità numerica su Mario Rui, e lì con calma Mario Rui resta lì in mezzo e senza sbandare riesce a far saltare quell'azione d'attacco del Liverpool, e quindi un Mario Rui veramente che ha giocato una partita straordinaria come quella di Koulibaly. Era quella di Manolas poi con quello svarione diciamo abbassa notevolmente il voto in pagella, perché insomma poteva essere una prestazione anche migliore con gli errori lì, insomma in Champions un difensore d'esperienza come Manolas non te l'aspetti e li puoi pagare. Lì è andata bene, però insomma lì ha fatto un grandissimo miracolo di un grande Meret, ragazzi. Poi il centrocampo immenso con la solita partita di sacrificio da parte di Allan, e poi ragazzi probabilmente la partita cambia anche dall'inserimento di Llorente in campo, perché da quando entra Llorente il Napoli riesce anche ad appoggiarsi su di lui, perché è un attaccante di peso là davanti, un attaccante di peso che spesso manca al Napoli, invece lui è uno che ti tiene il pallone, ti fa sponda e comunque là davanti appunto riesce a dare il suo grande apporto a livello proprio di pesantezza.
perché insomma è un attaccante, appunto, si ti fa sponda, si fa tanto tanto lavoro sporco. E ieri si è visto nel finale, si è visto nel finale, a parte il gol del 2-0, che lì per dire comunque trovarsi al momento giusto, nel posto giusto. Llorente l'ha dimostrato anche quello di farlo in una maniera perfetta, grazie alla voglia da parte di Mertens di andare a scippare quel pallone a un Van Dijk che fa un errore, sì, non da lui però. Dovuto anche alla grandissima pressione di Mertens e Callejon nel finale. Callejon si va a prendere rigore invece d'astuzia, perché lì, insomma, contatto anche non troppo accentuato. Comunque si poteva anche non dare quel calcio di rigore, proprio perché comunque Robertson sì, gli nasconde la palla Callejon, però il tocco è molto leggero, però insomma è un Callejon che se l'ho andato a prendere veramente di esperienza, di astuzia del calcio di rigore, che poi ha portato al tripudio finale al San Paolo. E quindi il Napoli comincia alla grandissima il suo girone, anche per ambire a un eventuale primato, perché comunque un 2-0 in casa con il Liverpool è un risultato molto importante anche a livello degli scontri diretti. Poi per ora il primato è a braccetto insieme al Salisburgo vincente 6-2 sul Genk, quindi primo posto a braccetto per il Napoli, ma chiaramente arriveranno le partite anche un po' più soft di questa con il Liverpool, con il Salisburgo e Genk comunque ampiamente alla portata di questo Napoli qua. Invece l'Inter male, male 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 l'Inter, con il gol di Barella che sì, riaccende un minimo la fiammella, però è un brutto Napoli, è un brutto Napoli ed è inutile negarlo, perché è un Napoli. Scusate, una brutta Inter, che è un'Inter che scende in campo molto svagata, molto più svogliata rispetto alle ultime uscite, probabilmente già un po' con la testa al derby, inconsciamente va anche a sottovalutare un po' l'ostacolo Slavia Praga, e invece in Champions League non c'è da sottovalutare nessuno, perché non esistono affatto le squadre materasse. Non esistono perché sono tutte squadre che ti possono dare fastidio proprio attraverso la loro anche esperienza europea. L'anno scorso lo Slavia Praga ce l'ha dimostrato in Europa League, arrivando ai quarti di finale, anche eliminando i 3 volte campioni del Siviglia, quindi non sono gli ultimi arrivati. E ieri sera hanno tenuto il campo a San Siro senza sbandare, anzi con grande lucidità, grande solidità. E quindi una squadra comunque importante, lo Slavia Praga, da prendere con le molle per l'Inter, la pareggia soltanto al 91esimo con Barella, e diciamo il suo girone si mette ampiamente in salita, visto il pareggio anche del Borussia Dortmund con il Barcellona. È un girone che parte assolutamente in salita per l'Inter e si fa difficile sin da subito. Comunque dopo adesso si deciderà tutto nel doppio scontro con il Dortmund, ma fatto sta insomma l'Inter si va a complicare notevolmente la vita con questo pareggio in casa con la Slavia Praga, perché lui è una partita da vinci sicuramente per gli uomini di Conte. Fatemi sapere voi i commenti, cosa ne pensate, una valanga di mi piace al video, condividete il video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, adesso devo andare a prendere il treno, arrivederci, ci vediamo al prossimo video, sempre forse tutte le italiane.